Al Royal Hotel Casino in questa splendida cornice, questa sera si festeggerà l'Oscar del porno, l'Outdoor, una manifestazione che ormai fa invidia a tutto il mondo, perché a questa manifestazione partecipano protagoniste dei film hard provenienti da tutte le parti del mondo. Bonsoir, sì, su quella telecamera vi mostriamo una diva molto importante. Francese? Sì, francese. Si può girare, lì alla telecamera. Come? Della confessione. Ah, sì, a livello professionale. C'è un certo riservo e quindi poi vi spiegheremo perché non può parlare. Non può parlare. Che dobbiamo fare? Al Royal Casino di Cannes. E qui abbiamo Alex Mantegna. Ciao Alex. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Insieme con? Con Dita. Con Dita, che è la mia fidanzata, solo che non parla italiano. Parla solo. Casomai tu potrai fare la traduzione. Alex Mantegna è un famoso attore di film porno. È nostrano, è toscano, no? Di dove sei, Alex? Piemontese, Novara. Sono di Novara. Ah, di Novara. Piemontese. Che un attimo c'è un accento fiorentino che potrebbe avermi. Un attimo, te sei dovuto organizzare. Esatto, sarà perché lavoro sempre con Podazzi, che lavoro con gente toscana e magari mi vado un po' l'accento toscano, sarà per quello. Allora parlami del tuo lavoro velocemente, lavori insieme con la fidanzata, l'hai conosciuta sul set? Sì, sì, lei l'ho conosciuta sul set, non lavoro ovviamente sempre solo con lei, lavoro anche con altre persone, però insomma voglio dire, lei l'ho conosciuta, ci siamo innamorati e siamo qua, insomma. Sì. Niente, il mio lavoro è un lavoro interessante, molto interessante, ma non tanto dal punto di vista che tutti possono pensare, perché voglio dire, si fa quel che si fa, ma comunque ti dà modo di girare, di conoscere culture e paesi diversi. Sì. Quindi oltretutto, voglio dire, unisci l'utile al dilettevole. Quando si è sul set è amore davvero, eh? E quindi c'è chi pensa che magari non si possa, eh? No, beh, diciamo che quando sono sul set è penetrazione vera più che amore. L'amore è un'altra cosa. E siamo davvero fortunati ad incontrare di nuovo l'avvocato Ruggero. Buonasera avvocato. Come va? Buonasera. Da Roma, dal Parioli, poi ci siamo incontrati ieri sera alla conferenza stampa di Gregory Peck. Dove devo dire lei è stato bravissimo, perché gli ha fatto quella domanda sugli spaghetti cucinati da Tony Renis e poi è stata la domanda clou, mi hanno detto e l'hanno riportati dei giornali, quindi complimenti. Ma come faceva a sapere questo dettaglio? E come facevo a saperlo? A dir la verità, perché il mio forte è la verità e me l'aveva suggerita lei questa dritta e quindi io l'ho usata come marcia in più, sorprendendo tutti i colleghi della sala stampa, perché chi la poteva sapere una cosa del genere se non un amico proprio intimo, molto vicino a Tony Renis. Ma c'è di più. Dopo che gli fece gli spaghetti, sono amici di famiglia Renis e Gregory Peck, dopo una mangiata Gregory Peck prese un suo Oscar e glielo dette a Tony come Oscar per gli spaghetti, quindi è stato. Quindi ieri quando gli hai fatto la domanda sicuramente lui è stato felice. Mi diceva avvocato Ruggero che oggi si è sentito con Tony Renis al telefono e l'ha trovato molto divertito. Lui si è divertito perché tutti gli hanno detto che il TG1 e il TG2 ripetevano così e compagnia. Poi sapendo che io stavo a Cannes ha fatto 2 più 2, 4, mi ha chiamato e mi ha detto, e così abbiamo riso e stai divertendo, no? È stata una cosa divertente. Avvocato, lei è di passaggio e noi ci rincontreremo a Roma sicuramente. Beh, le devo dire, lei è sempre talmente, lei o tu, sempre così professionale, simpatico e cortese, che è un piacere, è un piacere. Speriamo sempre di vederci in atmosfere di feste, di allegrie e di belle donne. E crepi l'ipocrisia. Francese, oui. Il suo nome? My Weitzel. Allora, il saluto, salute in francese e i telespettatori. Beh, je vais dire un petit coucou. J'ai passé une très très bonne soirée. J'étais moi-même nominée cette année en tant que meilleure actrice française. Je n'ai pas eu l'Outdoor. Ceci dit, j'ai passé une très très bonne soirée. J'ai des amis qui ont été récompensés, j'en suis ravie pour eux. J'embrasse tout le monde et je dis à très bientôt et à l'année prochaine avec plaisir. Ciao. Et viva la Francia. Merci. Grazie. Ciao. Merci. Thank you.
Ok, what is your, come si chiama? Mi chiama Onazi. Sì, dove, sì. Di dove è? Dove è Los Angeles, Marina del Rey. E sì, Mr. Marcus. Mr. Marcus, you see? Sì, sono. È il partner, è il partner. E questo qui è l'odor, l'odor così, come si dice, a caldo, grazie, sì, grazie, sì, sì. Come per dire cotta e magnata, sì. Lei è una produttrice. Sì, sì, direttore. Oh, però piace sesso, piace fare sesso, giusto? Piace. Piace, in modo tutto. Particolare. Tutto. Tutto, tutto nello sexy. Tutto quello che è sexy, sì, piace. Sì. E per questo che è stata premiata. Quello. Glielo dica a quei bigotti che fare sesso fa bene, glielo dica. Quelli che pensano che il sesso fa male. That in English, yes, it's okay. Sesso, sì. Say that I love the sex business. It's really wonderful. It's been very good to me, and I'm very proud to have the Hot Door Award for Lifetime Achievement. Perché il sesso fa vincere le cose e poi fa sempre stare in forma. Molto grazie. Grazie, complimenti. Viva l'Hot Door. Grazie. Grazie. Complimenti. Thank saluti you. L'America, USA. Thank you. Viva l'America. Salute America. Bene. Bene, bene, bene. Okay. Due, uno, sì. Ha vinto lei, ha vinto? Ha vinto lei? I don't speak French. Number one, thank you. Well, numero one. Uno, numero uno. Please speak English. Yeah, yeah. Per la nomination, puoi fare la traduzione. You would like to know what's your nomination? Yeah, you would like to know what's your prize. Look at this, what is my prize? It's best second role. What's your award? Like, yeah. Pour le contrat des anges. For the... Quale film? Per quale film Hard ha vinto? You would like to know, you would like to know why adult movie, why are you in the business of Because I like sex and I like working in this kind of industry. So, and I like working with the Mark Dorsal. So. Thank you. Welcome. Che cosa ha detto? Che cosa ha detto? Excuse me. Cosa ha detto? Traduca, traduca. Traduta qua. I don't know. Non hai sentito? Non hai sentito? Ha detto che le piace fare sesso, è contenta di aver vinto e siamo anche noi contenti perché veramente merita, è una gran bella bellezza. Congratulations. Eccola qui, la vera vincitrice dell'Hot d'Oro 2000. Complimenti, splendida ragazza. E anche un po' lei deve essere, lei è molto sveglio, eh? Lei ha capito tutto della vita. D'accordo, merci beaucoup. Due. Grazie. Grazie, thank you. Eccolo. Video Mark Dorsel. Video Mark Dorsel. Merci. Produttore o regista? Oui. Voilà. Producteur. Voilà. Complimenti. Merci beaucoup. Altra vincitrice dell'Hot Door. Parla italiano lei? No. Sì. Solo inglese. Tedesco. È tedesca lei? Il signore? Io no, tedesca, ceca. Come ceca, si... ceca. Oh, lei invece è cieco pure lei? Yeah. È il fidanzato. sì. Produttore, come è contento, Se la ride a sette ganasce lei che ha vinto. Io amico. Amico. Ha vinto lei, numero uno, Grazie. È lei che ha vinto l'Hot Door 2000. A lei, numero uno. Può girare lì? Grazie. Complimenti. Oh. Ha vinto, complimenti. Bonjour à tous. Lei è italiana e francese. Oui, je parle pas italien, mais bonjour à tous. Un po' italiana. Je ne sais pas parler italien. Non è italiana. No. È stata premiata come migliore interpretazione porno. Faccia vedere. Eccolo. Lo tenga in mano. Tenga. Saluti. Et bien voilà, j'ai remporté le prix, je suis super contente. Merci à vous tous et à bientôt. Bye bye. Grazie. Complimenti per aver vinto, È lei che ha vinto l'Hot Door 2000. Grazie. Complimenti. Congratulations. Sì.
Un'altra bellezza, questa volta è teutonica vichinga. Lei è tedesca, è germanica, eh? Deutschland. Saluta, che scherzo. Agli italiani. Poco, molto poco. Sì, amanti poco, dica. Poco, molto poco. Porno è bello, vero? Poco bello. Porno tedesco. Porno tedesco. I don't know what I'm saying. Yeah, that's good. Complimenti, congratulations. È lei che ha vinto, number one. Grazie. Da un paio d'anni studia a Napoli giurisprudenza e lavorava presso uno studio legale. Attualmente sono una porno cantante. Guardate, la porno cantante che fa? Allora, praticamente nei suoi spettacoli canta e si spoglia, quindi fa lo spettacolo hard, quindi uno spettacolo appunto abbastanza pesante, e appunto nei miei film, insomma, prossimamente farò anche una colonna sonora con un film che non vi dico come sarà, e comunque uscirà anche il mio CD. Meglio così che come avvocato, no? Ma secondo me sono due cose distinte e separate, l'uno non prescinde dall'altro, sono entrambi due aspetti molto interessanti. Non è detto poi che io possa diventare un domani avvocato e magari difendere le porno star. Lei era all'Hotdoor ieri sera, no? Ecco, come il trionfo dell'Eros, eccetera, eccetera. Come ha trovato la manifestazione? Simpatica, divertente, allegra, gioiosa, giocosa, con grande quantità di tette, culi, fighe messe proprio sbattute a piene mani dappertutto. Quindi si potevano, un discorso molto concreto si poteva fare. Ho rimediato anche una scrittura, non come regista. Ma mi hanno chiesto, vogliono fare un rifacimento dell'Angelo Azzurro, e io nel ruolo del professor Unrat, quello che faceva, che era nel 1900, sì. Marlene Dietrich, no? Con Marlene Dietrich, è così difficile per una starletta mettersi in contatto con lei, oppure è facile? E che requisiti deve avere? È facile, basta che superi la prova della monetina, che tutti sanno che cos'è. Che cos'è? Lo possiamo ripetere, maestro? Sì, ci regali questa. A chinarsi a raccogliere una monetina che io getto senza mutande, dal modo come si china e da quello che mi fa vedere, io capisco qual è le sue doti vere per fare eventualmente un mio film. Maestro, io la ringrazio e chiuderei così questa intervista, perché l'abbiamo chiusa in una maniera concreta, è giusto? Io infatti mi hanno detto che ho fatto la fortuna di varie attrici e ho contribuito a lanciarle. Io mi picco, ricordo un detto veneziano che dice appunto: non basta un bel culo a far carriera se non c'è una mano che te lo spinge avanti. Io sono quella mano famosa. Maestro, facciamo un brindisi al cinema italiano, brindiamo, mi sembra, no? Al cinema italiano.